relativamente all'atto, quindi alla trasparenza delle informazioni che riguardano la tematica dei rifiuti. Per quanto attiene la situazione di Vittorio nei confronti dell'ACO, la situazione è sempre quella che conoscevamo, cioè il debito nei confronti dell'ACO, che il comune ha nei confronti dell'ACO, è sempre attestato su 5,5 milioni di euro, oltre alla contestazione dell'anno corrente. Così come avevamo detto in campagna elettorale, scritto sul programma, il primo atto è stato quello di attivare un contenzioso legale nei confronti dell'ACO, nel senso che noi abbiamo proposto tramite l'avvocato Casella, l'avvocato del comune, un atto legale, il tecnico, diciamo, il tecnicismo non so qual è, di preciso, dove contestiamo all'ACO di averci fatturato 2 milioni e mezzo di servizi e di non averceli presi. Quindi noi siamo andati di fronte a un giudice per farci annullare quelle fatture e dunque diminuire il debito nei confronti dell'ACO. Quelle fatture recavano all'interno la prestazione di servizi come lo spazzamento, la maggiorazionetti, tutto ciò che era stato detto prima come consigliere opposizione e poi durante la campagna elettorale. Quindi il primo atto che è stato fatto è stato l'atto legale depositato al Tribunale di Termini, dove noi mettiamo in mora la società Altobellice e alla quale chiediamo di annullare le fatture per la prestazione dei servizi che non sono mai stati presi. E quindi questa è per quanto riguarda l'azione che abbiamo fatto per contrastare la situazione debitoria. Si lega però a questa situazione una questione normativa che è peraltro pure di recente formazione. Gli ATO sono in fase di liquidazione, ciò significa che entro l'anno, cioè già non esistono più formalmente, entro l'anno dovranno essere sciolti. Per poter sciogliere una società si nominano dei commissari liquidatori, i quali fanno la ricognizione della massa passiva, cioè di tutti i crediti e di tutti i debiti, cercano di recuperare i crediti, pagano i creditori e chiudono bottega. Per poter fare questo, quindi, stanno bussando alle porte di tutti i comuni, che sono gli enti debitori, e sono venuti anche a chiedere cassa da noi. Noi abbiamo fatto l'atto legale, ma vi dicevo, ieri o questa settimana è stata fatta un'altra circolare regionale che prevede che per la liquidazione noi dobbiamo in ogni caso, anche se c'è un contenzioso, pagare. Cioè significa che noi, indipendentemente dall'atto legale che stiamo portando avanti, dovremmo pagare quel debito per quelle prestazioni che non abbiamo ricevuto. E questa è una cosa assurda, quindi cercheremo di opporci anche a questo attivando contenzioso legale anche con l'assessorato, eventualmente il Dipartimento dell'Energia, dell'Acqua e dei Rifiuti, che ci impone di liquidare servizi che non abbiamo mai avuto, perché la spazzatrice la stiamo vedendo ora. I'm gonna sit there.